Quindi, se vogliamo diventare famosi, bisogna fare dei video fatti bene e questo video sarà bello perché è Wolverine! Cacchio! Quindi dovete condividere il video! È Wolverine! Condividete! È Wolverine! Se non, piace, fa due, se non fa 2000 video, 2000 visual sto video, è... Ormai Daim è casato così, ma... È Wolverine! Bentornati sul mondo virtuale Official Channel, sono Maga, lui è Dalm. Oggi nuovo super unboxing review arrogante con il nuovissimo Wolverine Premium Format della SciShow. Eh sì, la linea Marvel si arricchisce di un nuovo, di una nuova versione del mitico mutante. E presentiamo il personaggio. Sì, presentiamo il personaggio, probabilmente la recupereremo da qualche video precedente perché ormai di Wolverine ne abbiamo parlato più e più volte. Sì. Se non siete andati a vedere il video precedente, che ha avuto anche una genesi un po' particolare, andate a vedere i nostri video precedenti e iniziamo subito ad aprirlo. Vai! Wolverine, conosciuto anche come Logan, è un personaggio dei fumetti creato da Len Wein e da Herb Tribe con la collaborazione di Joe Romita Sr. e pubblicato dalla Marvel Comics. Logan è un mutante dotato di un fattore di guarigione che gli permette di guarire rapidamente da tutti i tipi di ferite. Ha sensi e istinto paragonabili a quelli degli animali, artigli ossei estraibili a comando dalle mani, che come il suo scheletro sono stati rivestiti in una lega metallica indistruttibile chiamata adamantio. Il nostro Logan uscito dalla scatola incazzato come una biscia. Sì, ed è anche molto 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 bello. Abbiamo avuto un po' di problemi nell'incastrare il corpo nella base, però diciamo che la struttura si può comporre, cioè sì. Sono quanti componenti? Sì, 1, 2, 3, 4, 5. 5, sì. Base, corpo, testa e le due mani. Quindi anche molto semplice. Semplicissimo, anche perché adesso noi avevamo magari, c'era un filettino di resina che ostruiva lievemente il buchino per far aderire il piede. Muovendolo leggermente, zac, ti è andato dentro e adesso è perfetto. Sì. Perfetto, ed è a primo impatto, ve lo diciamo già, penso uno dei più bei Wolverine che abbiamo visto. Sì, nella sua semplicità, sì, senza tralasciare il Wolverine di Prime One, no, di XM, tratto da Arma X. Questo come premium format è veramente, diciamo che notevolmente bello. Più bello del Wolverine Brown. Sì, tanto più bello. Quello lì è proprio un'epoca di Wolverine, un'era di Wolverine ben precisa. Questo è Wolverine anni 80, sì, come l'abbiamo conosciuto. Anche perché abbiamo visto in vari forum anche il confronto tra questa posa e la copertina del Return to Wolverine. Ah sì, e che è praticamente uguale, magari hanno fatto anche un po' apposta tra virgolette a fare questa posa in onore del ritorno nel mondo dei fumetti di Wolverine. Comunque, passando alla nostra statua, base. Bellissima, finalmente una base caratterizzata che ha anche una valenza non solo di sorreggere il pezzo forte ma anche proprio espositiva, perché come base abbiamo la mano di una sentinella. Sì, è piena di graffi, piena di dettagli, battle damage ovunque, veramente bella. Il sasso sotto forse è un po' basico, però per il resto non lo guarderete mai. Esatto, la mano è bellissima, la mano è bellissima, ma si notano proprio i segni degli artigli di Wolverine in tutta la base. E sopra si staglia il mutante che tutti noi amiamo con un outfit che è più moderno rispetto, sì, a come siamo abituati a vederlo. Ed è molto bello. Allora, lo sculpt, sì, è eccezionale. Ma guarda la tuta. La tuta è bellissima. La tuta è stupenda. Sembra quasi che SciShow abbia fatto un salto di qualità per quanto riguarda l'uso delle texture, perché le usa sempre di più, le usa anche molto molto bene. C'è questo effetto spandex quasi della tuta che diciamo si alterna a un effetto magari anche sulle ginocchia di, può essere magari delle protezioni fatte in, non so, in PVC, non lo so. Beh, bellissimo, cioè sono un po' senza parole perché più lo guardo più mi piace, e questo è un problema perché potrei portarmelo a casa ma non voglio. E le scarpe.
gli stivali. Allora, molto belli e hanno questo effetto sporco abbastanza omogeneo, comunque anche ben un po' tra virgolette a caso il giusto, nel senso hanno fatto bene l'effetto sporco, l'effetto delle gocce eccetera anche nella parte superiore dello stivale e ho notato anche nella parte finale della tuta. Quindi questi piccoli dettagli fanno sì che il nostro protagonista sia molto inerente alla situazione. Sì, ma sono anche belli gli effetti sempre sugli stivali, ma non solo, anche sui guanti, adesso che noto in altre parti del costume l'effetto pelle, che ha quell'effetto screpolato quando prendete un pezzo di pelle, lo piegate, lo tenete piegato, poi lo riportate, si creano quelle increspature e ci sono anche sì, qua sì. È bello, fatto veramente. Proprio fatto bene, bene. La tuta l'abbiamo già detto, è fantastico, è qualcosa sì. di fantastico e ci piace molto. Io sto osservando da un po' la cintura con quei segnetti lì del filo che passa per della cucitura eccetera, non mi pare sbavata in nessun punto. No, sto guardando anch'io. Forse il rosso poteva essere un po' diverso, però hanno fatto un rosso sporco, probabilmente volevano fare un effetto proprio di usurato, sì. di lotta. Diciamo che scusate, diciamo che forse la parte della a livello di cintura che diciamo poteva essere caratterizzato meglio sono i passanti, sì. perché sono proprio colorati di giallo lì base proprio lasciati là. Sì, però comunque vanno a perdersi nel complesso della statua, anche perché la parte gli addominali sono qualcosa di fantastico qua, qualsiasi culturista dovrebbe studiare gli addominali e i pettorali di Wolverine e aderiscono benissimo anche i muscoli qua nei fianchi, nella schiena, ragazzi. È qualcosa vorrei far notare i tricipiti sì. che sono più grossi della mia testa. Sì, ma è rabbioso, cioè è proprio come Wolverine dovrebbe essere, sì. un animale infuriato. Sì. Una cosa che abbiamo notato quasi subito è che sono gli artigli che sono realizzati, scolpiti e poi colorati. Mm-hmm. Sarebbe stato bello vederli in metallo, sì, come è sì. stato per. Sarebbe stato forse bello vederli in metallo, però non stono, non c'è proprio una piccolezza, se proprio dobbiamo trovare un difetto, magari una miglioria che si poteva fare al personaggio, anche perché i guanti, le mani sono bellissimi, anche gli effetti rovinati sì. Sono molto belli. Mi piace molto l'effetto pelo nelle braccia. Sì, è stato praticamente realizzato con l'effetto di sculpt, quindi sculpito, ovviamente non hanno installato pelo. Sì, sì, pelo. Sarebbe stato anche orribile, sì. tipo una statua pelosa, ragazzi. Cioè, però è veramente scene. Ben fatto. Beh, e quelle vene lì enormi, grosse come tipo dei tubi, come le canne per dare da bere. Esatto. Tipo. No, una cosa che veramente SciShow anche qui, secondo noi, ha imparato è come realizzare le vene, perché abbiamo visto statue con magari tipo il Superman Premium Format, se non ricordo male, che aveva il pugno con la vena, con le vene ricalcate di verde. Che a quel tempo non stava neanche male, però no. si poteva fare meglio. Qua hanno fatto notevolmente meglio. Beh, sì. le braccia sono qualcosa di. Cioè, sembra un carro armato sì, in movimento. Sono due sequoie. Sì, esatto. E bello, anche le spalliere, come vuoi chiamare? Sì. I spallacci. Ecco. Come viene? E tutti i battle damage con i buchi graffi, eccetera. Beh, veramente, veramente ben fatto. E siamo arrivati alla testa. La testa, che avevamo una paura boia che avessero fatto i denti pieni di tartaro. Sì. I denti fossero più sporgenti rispetto alla bocca, e quindi risultasse che avesse magari in bocca una specie di ciuccio coi denti. Sì, anche perché vista anche nelle foto sembrava magari anche che avesse i denti come sporchi. Invece esatto. bisogna dire che dal vivo a noi piacciono, magari potevano essere definiti lievemente meglio, ma sono proprio piccolezze, anche no, perché però lui è incolto, si vede la parte della barba, qua dei basettoni finali e la parte della barba davanti è più corta, è proprio incolto, è un animale da distruzione. E la cosa molto bella è che anche la maschera è delineata molto bene, quindi non si hanno diciamo parti che vanno a sbavarsi sull'incarnato, e questa è una cosa molto 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 utile e bella da vedere. Beh, possiamo solo dire, Dan, che questa è una statua che ci piace. Sì, ci piace, e finalmente abbiamo una statua di Wolverine che rende onore al personaggio. Sì, anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sì, dai, insomma, è una premium format, non ha niente di tessuto, però diciamo che la resa
del tessuto tramite texture, colore, eccetera, ha veramente reso giustizia al mitico costume giallo e blu del personaggio. E della faccia io non direi più niente, tanto gli occhi sono bianchi, quindi strabico non è. E io me ne vado finché tu parli, perché mi sono dimenticato il metro per misurarla, visto che adesso... Misuriamola allora questa statua! Le misure, perché le misure sono importanti. Ce l'avete chiesto? Le dimensioni contano! Non credete alle ragazze che vi dicono che le dimensioni non contano. Oh no, dai, sei triste adesso. Sì, tantissimo, perché... Allora, altezza circa 41 centimetri alla punta. Da artiglio ad artiglio circa 39 e una profondità di circa 34. Quindi comunque una statua anche abbastanza piccolina, se vogliamo. Sì, diciamo che sta in dirlo. Tutte le teche, sì. Anche quelle più base, come possono essere eventualmente Besta di Ikea. Besta, sì. Ci sì, sta, sì, Besta, Besta, sì. Quindi, a noi è piaciuta, diteci la vostra qua sotto nei commenti. Ma prima di concludere, avete condiviso il video, avete commentato e avete lasciato un like, perché sennò ragazzi, qua tutti ci dicono siete bravi a fare i video delle statue, siete gli unici che fanno i video delle statue, siete due ragazzi simpatici, nerd, manetta, eccetera. Fatelo conoscere un po' il mondo. Sì, non siate gelosi se anche altra gente ci viene a dire che siamo belli, che siamo bravi. Insomma, c'è spazio per tutti. Sì, anche perché più gente ci sarà nel video, più noi riusciremo anche a portarvi video più interessanti, più cose, eccetera. Perché è sempre una questione di numeri. Purtroppo YouTube non è meritocratico, ma è solo quantitativo. Esatto, se si può dire così. E mi raccomando, state sintonizzati, perché presto arriveranno nuove news nuove, buone nuove per quanto riguarda l'interazione sociale del canale. Non vi diciamo niente, tutto quanto è in fase di cloud, diciamo. Sì, quindi siamo in fase embrionale. L'unica cosa che vi anticipiamo è che ad agosto, perché il nostro buon Dime è in ferie e anch'io vado via qualche giorno, eccetera, faremo, speriamo di riuscire, due video a settimana. Li registriamo prima, io sono a casa, magari li registrerò mentre, però comunque i video da 3 diventeranno 2, poi torniamo sempre ovviamente a settembre in pompa magna. Esatto, così. Si avvicina il Natale, quindi le cose nerd e geek che tanto ci piacciono torneranno. A Natale arrivano anche 5 video a settimana. Sì, esatto, quindi aspettatevi delle belle. Tante belle cose. E mi raccomando, anche se siamo in minoranza di video settimanali durante agosto, siamo comunque attivi sui social. Sì, siamo su Facebook, Telegram, la campanella, Instagram, ma dopo diciamo che la campanella, ma cambiamo un po', sempre sì, dai, sopra, sì, sennò sì, e dappertutto. E su Instagram è nato il nostro hashtag Sono Virtuale, che vi invitiamo ad usare, e per restare sempre informati anche su tutto quello che facciamo nel canale, campanellina. Come? Sì, la campanellina cercate di tenerla nascosta, tenetela per voi, perché se la vede Wolverine fa la fine della mano della sentinella. Esatto, la quindi la graffia, ma voi con un click la attivate. Così facendo, se avete uno smartphone, vi arriva la notifica di quando esce il nostro video, quindi non ve ne perdete uno che neanche. E nel canale si fanno tante robe. Sì, statue, fumetti, videogiochi, vlog vari, robe strane in cucina, arriveranno robe strane di qualsiasi altra cosa, perché idee ce ne vengono a manetta. E finché piacciono, noi ve le proprio propiniamo e proponiamo. Poi gli social, abbiamo già detti. Sì, e quindi poi ragazzi, vi salutiamo. Bene, prossimo video non sappiamo quale sia, perché non è tutto chiuso. Non sanno cosa mi mandano, quindi il coming soon probabilmente non ci sarà, ma c'è qualche sketch di Dalm nudo in spiaggia. Oh, oppure no, non ci sarà. No, quindi dai, ciao. Ciao ragazzi, ciao.